Nell'interessante tavola rotonda che si è svolta in Union Camere, un evento sulle reti di impresa organizzato in collaborazione con Assi in Rete, si parla anche del futuro delle reti, di andare oltre. E Gianmarco Biaggi, general manager di una multinazionale del settore manifatturiero, ha una sua visione. Quale? La visione è quella che è dare un progetto, un futuro, una visione strategica alle attuali reti. Le reti di impresa che oggi si fondano sulla buona volontà e anche sull'ausilio, comunque il raccordo delle istituzioni oggi su interventi di breve periodo, devono avere una nuova suggestione, una nuova visione, che è la visione sul futuro legata al fatto che le imprese devono consolidarsi nel capitale per consolidare un ottimo lavoro fatto da una rete che è comunque a base volontaria. Il consolidamento su il patrimonio e quindi sul capitale dell'impresa serve a crescere le dimensioni, attrarre capitali, quindi investitori istituzionali che hanno la capacità di investire e quindi di creare quello sviluppo e quei fondi che però devono essere basati su business plan consolidati e strutturati, quindi hanno la necessità di avere una massa critica importante, che prevedono la competizione sui mercati stranieri, in particolare oggi il mercato Cina e il mercato Stati Uniti sono quelli di maggior ricettività. All'interno di questa massa critica cresciuta e quindi con la capacità, si avrà la capacità di attrarre dei manager capaci di essere intanto finanziati e sostenuti, cosa che è impossibile in un attuale progetto di rete, che il manager di rete è una figura importante ma deve essere soprattutto nel medio periodo e deve essere una figura che ha una capacità, una conoscenza a 360 gradi, anche perché deve avere il tempo e la modalità per farlo, non deve essere attratto dall'operatività quotidiana. Quindi aggregazione di impresa, un business plan forte, una finanza sostenibile che non deve essere debito, deve essere equity, quindi l'utilizzo di nuovi partner finanziari che sono i private equity, che sono le borse per le piccole e medie imprese nazionali ed internazionali, al fine di andare a competere nei mercati dove esiste il mercato, cioè quindi quelli che oggi hanno le maggiori crescite, ci consente di dare una visione a un progetto che oggi è quello delle reti nazionali, che però è una visione futura di consolidamento, altrimenti le reti, a nostro parere, a mio parere, non avranno la possibilità di continuare a svilupparsi, rimarranno progetti a sé stanti, magari finalizzati a una commessa piuttosto che a una piccola esperienza, non fanno un sistema paese. Questa struttura di ragionamento consente la crescita del PIL nazionale, il consolidamento delle imprese italiane all'estero, l'utilizzo di enormi risorse che sono quelle del mondo della consulenza italiana come manager, quindi creano un joint, un'alleanza fra industria, Stato e mondo della consulenza, per andare a competere dove i mercati sono. Lo Stato deve fare il suo lavoro, che è quello di creare un contesto, uno scenario corretto in cui l'investitore istituzionale si trova a suo agio, le imprese possono crescere, creando ad esempio un modello di industria 4.0, dico io, per finanziare lo sviluppo industriale e non solo i macchinari, e per finanziare il business plan. Quindi dare la possibilità, dare un futuro alle reti, sostenendo gli investitori istituzionali da un punto di vista di sgravio fiscale, ad esempio, e costituire quindi quel contesto, quello scenario normativo che consente alle imprese di consolidarsi in un'impresa più grande e andare a competere sul mercato internazionale. Questo è il futuro.